com'è che per riuscire a concepire e portare avanti un attivismo consapevole è opportuno conoscere che cosa si sta muovendo, che cosa ci aspetta nel futuro a livello globale. Attualmente, se si vanno a indagare quelli che sono i report internazionali, noi abbiamo delle situazioni di criticità in vari settori. Ovviamente sappiamo del problema climatico perché, insomma, diciamo quello, anche se mai troppo portato all'attenzione, comunque è conosciuto. Ci sono altre situazioni che stanno minando quello che è il nostro modello attuale di sviluppo. La civiltà occidentale di tipo globalizzato attualmente si è fondata, ha le sue radici, la sua possibilità, il suo motore, sulla disponibilità di energia e materiali in abbondanza e a basso costo. Chiaramente bisogna sfatare questo mito che ci è stato inculcato negli ultimi 50 anni, ovvero noi viviamo in un pianeta limitato dove l'impatto umano con le attività umane stanno non solo andando ad alterare quelli che sono gli equilibri climatici, ma stiamo andando ad esaurire in maniera sempre più veloce quelle che sono le risorse materiali ed energetiche del pianeta. Che cosa significa questo? Significa che mentre il modello attuale si è alimentato basandosi sulla necessità di una crescita infinita e quindi con la produzione sempre maggiore di beni, materiali e un consumo sempre maggiore, è una situazione che sul lungo termine non è assolutamente sostenibile. Quindi quali sono attualmente gli scenari che ci attendono? E in realtà in base a questi scenari noi dovremmo adoperarsi per portare avanti a livello locale delle politiche che permettano di gestire la situazione nel migliore dei modi. La situazione energetica, cioè la nostra civiltà si basa fondamentalmente su la possibilità di approvvigionamenti energetici continui e sempre crescenti, mentre la geologia al momento e tutte le previsioni del futuro dell'approvvigionamento energetico ci dicono che tutto ciò non sarà possibile. Quindi in primo luogo l'idea è di riuscire a progettare quella che è una civiltà che non si basi sulla crescita infinita ma su una sorta di equilibrio di stato stazionario che permetta la sostenibilità. In secondo luogo un altro dei problemi è, anche se sembra strano parlare in un paese occidentale, è l'approvvigionamento alimentare globale. Ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto drammatica se si va a vedere quella che sarà l'evoluzione tra 5, 10, 15 anni, ovvero una popolazione in boom demografico, quindi un aumento del consumo di alimenti in tutto il mondo. La tendenza nei paesi in via di sviluppo di andare a imitare quello che è il modello occidentale di consumo alimentare, quindi con non solo un maggior quantitativo di cibo ma con dei tipi di cibi che comportano un uso insostenibile della terra, e parlo in maniera particolare dell'aumento del consumo di carne. Insieme a tutto ciò, quindi a una maggiore richiesta, c'è una difficoltà di maggiore produzione dovuta a quelle che è lo squilibrio climatico. Ragioniamo sul fatto che l'agricoltura è nata in un periodo storico e climatico dove le stagioni e gli andamenti erano costanti. L'alterazione degli equilibri climatici ci porta ad avere delle difficoltà nella produzione alimentare globale dovuta all'alterazione delle temperature, all'alterazione degli andamenti delle piogge, all'erosione del terreno e alla desertificazione del terreno dovuto all'uso insostenibile della terra. Che cosa significa tutto ciò? La conoscenza di queste visioni globali giustifica quelle che poi sono in pratica i punti del 5 Stelle, ovvero il Movimento 5 Stelle con le varie linee programmatiche al momento ritengo che in Italia sia il soggetto politico che più si confà a poter affrontare il prossimo futuro. Quindi che cosa significa? Significa attendere all'autosufficienza energetica, quindi elaborare dei piani che portino questo paese a non dipendere più dall'estero per i combustibili fossili, e che comporta anche la possibilità di esercitare una propria democrazia nazionale e non poter dipendere da
forze esterne per il proprio approvvigionamento. La sostenibilità ambientale è quindi il ritorno all'uso sostenibile e locale della terra, quindi con il ritorno alla cosiddetta filiera corta, al chilometro zero, che comporta non solo l'approvvigionamento locale, quindi la non dipendenza dai commerci esteri, ma anche conseguentemente un minor consumo energetico dovuto al trasporto, alla refrigerazione, alla conservazione e impacchettamento su lunghe distanze. La maggior parte del consumo energetico attuale viene impiegato per lo spostamento di merci. Quando si parla di mobilità sostenibile, è uno dei primi passi per ottenere quella necessaria autosufficienza energetica. Di non dipendere per esempio dall'automobile e tornare a quei modelli di mobilità sostenibile locale, quindi la mobilità ciclabile, la mobilità collettiva, è una delle vie che ci permette di allontanarsi da questa dipendenza.